11 sfere luminose e colorate di piccole e grandi dimensioni, realizzate con impegno e passione. Una specchiera, cuori, orologi e quadri che raccontano l'armonia, il tempo e la crescita. È quanto si può ammirare nella splendida cornice della Darsena Borghese di Fano per un'intera settimana, dal 18 al 26 maggio. Organizzatore dell'evento, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, impegnata anche nella promozione e sviluppo delle attività culturali per il territorio. Fabio, dalla scorsa settimana è partito un ricco programma di eventi. Sì, oggi siamo alla seconda mostra che stiamo organizzando e l'estate è abbastanza piena, non abbiamo praticamente tutto senza soluzione di continuità fino a settembre. Ospiteremo artisti di vario genere, pittori, scultori e anche artisti come Miranda che oggi fa questa bella esposizione. A settembre ci sarà un importante evento? Sì, a settembre organizzeremo una mostra per il 35esimo anniversario del gruppo Anime di Fano dalla sua fondazione. Quindi sarà una mostra fotografica che racconterà un po' la storia del gruppo in questi 35 anni. Ci sarà anche un film che raccoglie il montaggio di tanti filmati più o meno amatoriali che sono stati girati in questi anni. Autrice delle opere conservate all'interno della Darsena, Miranda Elezzi, un'artista eclettica che ha la capacità di trasformare in eleganza e bellezza il suo splendido mondo interiore. Miranda, la sua è un'arte che nasce in simbiosi con il mare, infatti oggi ne vediamo i risultati. In ogni opera d'arte racconto me. Questa visione artistica mia parla della mia crescita personale e la mia crescita spirituale. Che messaggio vuol trasmettere oggi? Il messaggio che voglio trasmettere è che la pace si raggiunge con una forza di volontà e lavorare molto con la nostra interiorità. Sopra la sua sfera ci sono delle scritte, quali in particolare? Metaforicamente io ho usato il giornale, ma di per sé uso tutta l'informazione che non serve all'anima. Io ho usato questa sfera tagliata a metà, che la metà è l'equilibrio e l'altra metà è l'oscurità, alla quale noi dobbiamo lavorarci molto per poter farla cadere. La sfera dipinge me, aggiungere la consapevolezza, la resilienza, la spiritualità, con tanta gratitudine. C'è una frase che mi ha colpito, che lei dice: l'arte è quando ascolti l'universo, magia è quando l'universo ascolta te. Sono molto brava nel linguaggio universale, perché colgo tutti i segnali che la vita mi manda e questa comunicazione diretta con l'universo è il mio punto forte. Per trovare la via del cuore devi per forza comunicare.